dico, uno una vita ci mette per farsi un nome, no? E poi lo cambia e rimane famoso lo stesso. È una questione anche religiosa in questo caso. È una questione anche soprattutto di talento, no? Ma lui è bravissimo. Da Terence Trendarby a Sananda Maitreya non è che sia cambiato molto per lui. No, la voce è quella, la paura è quella. Poi questo pezzo è bellissimo. Che meraviglia. Allora, aspetta che volevo agganciarmi a questa cosa. Ah, lo so cosa vuoi fare, perché io ti conosco. Vai. Che Ida si chiama Cosonomo, ma se potessi chiamare in qualunque altro modo, il suo talento verrebbe fuori lo stesso. Lo so. È l'avventura. Allora ci sta divina, no, in ci qualche sta, modo. Ci sta. Sei un brava. Po' divina. Ciao, grazie. Che magnifica accoglienza. Sono felicissima di essere qua in mezzo a queste due colonne. Ma tra l'altro sei tutti i giorni con noi, perché guarda, in questo sfondo che vedi, tra un po' spunterai. Sei anche tu tra i tanti personaggi siciliani della storia, del cinema, del teatro, dello sport, insieme un po' tutto, anche insieme luoghi ai belli, Cannoli, no? Pure. Anche insieme a Peppino Impastato, Falcone Borsellino, ma anche insieme a Pattavina e Musumeci, o alla Daniela Rocca alla nostra Teresa Mannino, ci sei anche tu, che tra un certo punto vieni fuori tra i tanti personaggi siciliani importanti. Un onore. Per noi sei un siciliano importante, una siciliana importante, Don Pino Puglisi. Allora, detto questo, però ci sono tanti messaggi da leggere, quindi prima di farci raccontare tutto quello che ci racconterà la nostra Manuela, c'è un film appena uscito, andiamo a leggere, fiction, perché allora anticipiamo di nuovo l'argomento, perché così anche Manuela si prepara una risposta che immagino allora, che nel suo ambiente sarà capitato, no? Qualche bruto, allora diciamo che l'argomento è questo: oggi è il 15 marzo, quindi le Idi di marzo, durante le Idi di marzo di tanti anni fa, 44 a.C., venne ucciso Giulio Cesare, lo tradì Bruto, lo uccise a coltellate, soprattutto lo tradì Cassio, però insomma Bruto è stato poi quello che in maniera esemplare viene preso come l'esempio di traditore. Quindi, chi è stato il vostro Bruto, la vostra bruta, insomma, se non volete dirci il nome magari non lo fate, però raccontateci il di fatto volta. Che vi ha ferito. Intanto ci sono comunque tu ce l'hai. Ci sto pensando. Invece Chicca dice: guardate, oggi io mi riposo, sono col pigiama a casa. Guarda che facile di rilassatezza, mattina di relax, la facciamo vedere da fare invidia, col pigiamino solare, c'ha questa faccia tranquilla da fare invidia a chi che a Comoro non sanno più dire un andapparasa testa. Però lei dice: oggi giorno di riposo, me lo godo. Fai bene. Buongiorno picciutte di Betty. Non facciamo il solito la solita cosa che tradimento equivale a corna, no? Tradimento equivale a tradimento di fiducia in qualunque cosa, non solo nei rapporti amorosi. Ma anch'io mi aggancerei a questo, perché proprio nel lavoro a me è accaduto un brutale tradimento. Ce ne vuoi parlare? Diciamo che mi hanno tenuto in stand by, dicendomi che sarebbe arrivata la risposta. Aspetta, non ti preoccupare, ora arrivo. Domani mattina alle 12. E quindi, siccome io tendenzialmente quello che mi dicono, ci credi, mi fido. Ma questo succede perché vuol dire che tu tendenzialmente, quando dici una cosa, poi la fai, no? Esatto. E quindi di solito uno pensa che le altre persone siano come noi, si comportino ugualmente. E invece arrivavo a quotidata, perché mentre io ero lì ad aspettare, già le cose erano state fatte. Quindi mamma mia, quindi non quindi solo quotidata, scusami, insatata andalaglio, scusami, non è che fu quotidata e basta, e siete chi te cappambono, a brucia. Vabbè, andalaglio è buono, perché tra l'altro, no, anche perché se la coltellata è indirizzata al fegato, un l'aglio ci stavo, figo, l'aglio ci stavo, solo per quello. Ah, pensavo che altro. Disinfettava. Anche. Saporito. Disinfetta la lama, ma se la coltellata è al fegato, capisci che qua figo l'aglio ci sta, secondo buonissimo, me. Buonissimo. Anche a cacipurdata, però insomma, vabbè, se avete l'aglio a portata di mare. Poi, buongiorno alla Catallesi. Il mio bruto è stata mia madre, quando un giorno, tornando dal lavoro, ho scoperto, che aveva regalato il mio piccolo Tyson, solo perché lei non lo voleva. Ma vuoi che l'ha scritto? E dalla Germania, aspetta un attimo, non fare vedere la foto, un attimo, Carlo dalla Germania. No. Guarda chi era Bello Tyson. Sono nuovo. Va bene, ma cose da ma poi il rapporto con gli animali è sempre così forte, intenso, no? Il proprio cane. Però posso dire una cosa: per fare in modo che non succeda questo, se in famiglia qualcuno è refrattario e non vuole un animale, non imponeteglielo, perché altrimenti anche quello diventa violenza, diventa una cosa, maltrattamento anche per il cane.
certo, quindi, non imponete. Non c'è dubbio che i cani si prendono solo quando si possono curare, gestire. Si possono gestire, si possono allevare. Io dico sempre. E molto spesso prendete anche cani dagli allevamenti, esatto. No? Da bastardini, sì, cani abbandonati, sì. Piuttosto. Non dagli allevamenti, dai canini. Anche dagli allevamenti, se vi fa piacere, però voglio dire, in ogni caso trattatelo bene. Se prendete un cane, sappiate che dovete poi gestirlo come un figlio scemo. Per esempio, perché come un figlio scemo? Lo devo dire. Perché non è che tu al cane ti dici vabbè io oggi non torno, là c'è il frigo, apri, mangia, oppure caccio su 10 euro, spurugli dilla tu. Il cane dipende da voi per mangiare, per fare pipì, quindi, per sgambare, per prendere aria, per sentirsi coccolato. Bisogna curarlo come un figlio che non fa niente. Esatto, che non fa niente. Una volta si diceva figlio scemo, sì, oggi per il political correct passibile di denuncia, però per chiarire, era un modo di figlio dire. Figlio che non fa niente, a proposito, tranquillo. Caccio solo traffici, capito? Sì, no, ma devo dire ormai lui lo fa da tantissimi anni perché ha cominciato ovviamente prima, sì. Ma c'è un rapporto, certo, con loro che è meraviglioso. Bellissimo. Su frati, soro, allora, amici. Non sono ascoltatori, esatto. Sono protagonisti della trasmissione, perché poi ogni loro commento in realtà intanto riflette sempre la loro personalità, per cui poi anche quelli che ci ascoltano abitualmente senza scrivere sono bravi a riconoscere da chi arriva il messaggio, okay. a livello che se lo aspettano già, quindi quando c'è un argomento particolare qualcuno dice chissà che cosa scriverà Vicky. No, però senti, e poi magari andiamo avanti, sì. Vincenzo ci racconta una storia che può sembrare allucinante, vediamo. Alla Catalla a tutti, il bruto della mia vita, sì. È stato un mio compagno delle medie, succede. Quindi Garusibu, no? Erano ragazzini, che si finse di essere mio amico, si mise nel banco con me, quindi gli disse siamo vicini, giochiamo, vicini. Mare, per mare, poi scoprire vicini, che invece esatto gli piaceva il cellulare, quindi che ci aveva già mare, vai, se ti dico mia glielo mare, diventiamo amici, mare. Io rubò, lui lo sgamò. Ancora continua. E dovette restituirmi. Una storia. Vabbè, Mare, stava schizzando, dai, Mare. Gliel'ha rubato. Si può fare una fiction. Ma chi pensi che la rubavo telefono, papo? Ma sì, era papu, per schiezzo, era per schiezzo. Ti piace Shakira? Ti piace Shakira? Quest'ultima dove denuncia il tradimento, a proposito di tradimento. È lei un genio, un genio. Ha avuto un successo clamoroso. Siamo con te, Shakira. Sei una twingo, una cosa scarsa. E lei ce l'ha avuto il suo bruto, no? È stato Piqué che l'ha tradita, Piqué. Lei si è vendicata in questa maniera, devo dire un po' singolare, sì, soprattutto se l'è potuto permettere perché è un grande personaggio, però non è corretto, non è carino, e soprattutto dirselo così, in tanti, dai, no, ma in tanti però si chiedono, ecco, se fosse stato un cantante maschio a fare una cosa del genere contro una modella che l'aveva lasciato, si sarebbe parlato di sessismo, di violenza, le cose devono essere fatte per bene, bisogna essere Bravi. Per ora ci prendiamo gli spazi. Però la canzone, dai, è carina. Però sì, la canzone è bella. Devo dire che lei è un genio. E infatti dice una frase che è meravigliosa. Sì. Le donne non piangono soltanto, le donne fatturano pure, esatto. Significa esatto, sono in gamba e non hanno bisogno sempre di uomini che pensano di essere straricchi. Esatto. Perché Shakira usca che sai di Piqué. Penso proprio di sé, che perché non è Piqué, credo che si no, sia Piqué ormai che fare, un raccattapallo ci fanno fare, un Bernabeu ci fanno fare un raccattapallo. È stato un buon giocatore. Come si chiama del nome Piqué? Non è Nelson, Melo Piqué. Non lo so come sarà. Poi te lo dico. Che era capito, Garzosi, allo stadio. Esatto, allo stadio. Era qua, fatta aiutare da coso, Cicci. No, quello là. Cicci. Sì, lo so. L'hai riconosciuto? Non sai come ti meriti. A San Paolo faceva. Cicci, vinnevo le more da Chiara Fede, come no? Che buono. Mamma mia, il cetro. No, i piretti. I piretti. Io dico il cetro, tu dici i piretti, capito? Ma io come ti avresti detto, scusa, il cetro o un birretto? No, avrei detto il cetro, scusami, perché io. Allora, tu di dove sei nativa? No, io sogno di Catania. Zona di crescita al momento, no, di crescita Tre Messere e Tenero, quindi non sei proprio della città. No, sono un poco paesana, ormai vivo proprio però, in città. Al centro? Sì, al centro. E come si sta al centro? Male. Io ci sono stato, me la fa scappare. No, sì. Non soprattutto vero. Avendo. Stiamo facendo un poco di cazzicetto. No, scusate.
Non so se hai visto quel video dove c'è un cozzolaro alla playa che raccoglie le cozzole e canta la canzone di Tananai mentre raccoglie le cozzole. E passa Tananai. E chi passa da lì? Tananai. E sai cosa gli dice il cozzolaro? Che Tananai. Beh. A tutti i gnuni c'è Tananai e tutto cagando sta canzone, Caruso, ma come ha fatto a fare questa canzone meravigliosa? La canzone è bella. No, ma Tananai è chi lo l'anno scorso arrivava a Ottomo a Sanremo, quindi è un altro Vasco Rossi, aspettiamo che uscirà fuori. Ha fatto belle cose. Vabbè, senti, tra un poco parleremo di questo film Prima Donna, Prima uscito Donna. L'8 marzo. Io credo che c'hai un trailer. Lo so, ma trailer italiano. Eccola. Per giunta c'è scritto. Per adesso facciamo vedere la grafica. Sì. Il trailer, visto che in italiano lo chiamiamo trailer, se no l'avremmo chiamato trailer. E lo vediamo dopo. Quindi, bella storia di cui ci parlerà Manuela tra un po'. Poi tante fiction, tante cose, anche teatro. Sì. Intanto, senti, me lo dai il piacere di leggere due messaggi prima della pubblicità, prima della fine della prima parte. Sì. Alla Catalla a tutti, sono appena arrivata, Vince. Ciao, e Vince. Poi c'è una cosa carina, se vuoi la approfondiamo dopo, però la diciamo. Roberto, che scrive dall'Emilia Romagna, dice con Miranda, dice, ma cosa sono i bastardi affugati? Ha staccato fugati. Staranno veramente una puta tarda. Roberto, affugati, affogati. Allora, sono i cavolfiori che noi chiamiamo così, probabilmente, io non dico che sia così, ma probabilmente per quello che dice dal cantiere, cioè il fatto che quando ti mangi deseratato poi a notte ti accorgi perché si chiamano da noi bastardi. Comunque sono i cavolfiori cucinati in una maniera particolare. Intanto bisogna metterci l'acciuga, che è importante, avevo un euro di chi ce vuole, capito? Poi si devono affogare, sfumare col vino, possibilmente rosso, che è c'è anche chi usa vini rosé bianchi, però col vino rosso è chi lo diciamo un po' più affogato, titolato, va bene?